29 gennaio 2012. Muore a 93 anni Oscar Luigi Scalfaro, dal 1992 al 1999 nono presidente della Repubblica Italiana. Sul comodino la corona del Rosario, la Bibbia, le fonti francescane e la Costituzione. Illustre uomo cattolico di Stato, fedele servitore delle istituzioni e uomo di fede che si adoperò per la promozione del bene comune e dei perenni valori cristiani propri della tradizione storica e civile dell'Italia, scrive Benedetto XVI nel telegramma di condoglianze inviato alla figlia. Sin dal liceo si preparò a diventare magistrato sulle orme di un prozio giurista e patriota. Nel referendum istituzionale del 1946 il suo voto andò alla monarchia per rispetto agli antenati filo-sabaudi. Eppure alle elezioni per l'Assemblea Costituente, si era candidato malvolentieri per obbedienza al suo vescovo, risultò il primo degli eletti nella circoscrizione Torino-Novara-Vercelli, con oltre 40.000 preferenze. Riconfermato deputato nel Partito della Democrazia Cristiana ad ogni legislatura, aderì alla corrente centrismo popolare, contraria sia all'apertura ai socialisti, sia al disegno di Aldo Moro di portare i comunisti nella maggioranza, pur assumendo responsabilità di governo. Quattro volte sottosegretario, nell'arco di un trentennio divenne ministro dei trasporti, ministro della pubblica istruzione e ministro degli interni. Il 24 aprile 1992 venne eletto alla presidenza della Camera dei Deputati per aver difeso strenuamente nei mesi precedenti le prerogative del Parlamento di fronte alle ipotesi di riforme istituzionali caldeggiate dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga, non a caso rimasto alla storia come il picconatore. Poche settimane dopo, con i grandi elettori in piena impasse per il fallimento delle candidature al Quirinale nate dagli accordi di CPSI, venne eletto presidente della Repubblica al 16° scrutinio, il 25 maggio 1992, 2 giorni dopo la strage di Capaci. Ottenne 672 voti, lista Pannella compresa. Con la scelta per la suprema carica dello Stato di una figura nota per l'inflessibile rigore morale, la classe politica tentava di dare una risposta al discredito da cui era stata colpita. Nel corso del mandato presidenziale, Scalfaro indossò l'abito di garante degli equilibri istituzionali, fermezza nei momenti cruciali del difficile e delicato passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica.